Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire insieme a te le tecniche plastiche del modellare e dello scolpire. Le tecniche plastiche sono quelle che attraverso la manipolazione, attraverso proprio il modellamento con le mani o con degli strumenti idonei, fanno uscire da un tocco di materiale indefinito qualcosa che vogliamo riprodurre in tridimensione, quindi a tutto tondo. Delle sculture, per intenderci, possiamo quindi o scolpirle oppure plasmarle, a seconda che si modelli semplicemente una materia morbida o che si tolgano porzioni da una materia rigida. Nel primo caso si parlerà di modellare, nel secondo caso si parlerà di scolpire. Il più antico dei materiali atto ad essere modellato sicuramente è l'argilla, un composto fatto appunto da acqua e terra argillosa che ben si presta alla modellazione. Modellazione che può essere fatta attraverso semplicemente l'ausilio delle mani o piccoli strumenti che si chiamano stecche o mirette. Le stecche sono degli strumenti che servono per levigare le superfici, inciderle profondamente. Oppure le mirette, che sono delle stecche che finiscono con degli anelli metallici che vanno proprio a sezionare parti dell'argilla fresca. Strumenti sempre a forma di penna che finiscono con degli occhielli metallici e servono per eliminare e recidere parti dell'argilla stessa in maniera netta e pulita. Con l'argilla possono essere creati oggetti utili come vasi, bicchieri, ciotole, fiaschi oppure degli oggetti ornamentali come sculture. Nella lavorazione dell'argilla è importante che l'argilla sia lavorata in maniera sottile, quindi nella modellazione delle sculture è importante che alla fine le sculture vengano svuotate al loro interno dalla presenza della materia, perché in caso di presenza di bolle d'aria all'interno della materia durante la cottura i nostri manufatti potrebbero esplodere. Quindi come si fa? Si modella la scultura, la si fa asciugare per un paio di giorni, si asciugherà soltanto lo strato superficiale, quindi la si rigira e la si svuota di tutto il contenuto argilloso, lasciando solamente le pareti esterne della nostra scultura. L'argilla si cuoce ad una temperatura di circa 1000 gradi in specifici forni. Ha il tipico colore arancione del cotto. La terra cotta si chiama così proprio perché passa dal forno e quindi per diventare un materiale solido e stabile ha bisogno di una cottura. Ci sono altri metodi per creare vasellame o oggetti da decorazione modellati. Ricordiamo tra tutti le paste modellabili a base di cartapesta o le paste modellabili a base di amidi. Le paste modellabili a base di cartapesta e di amidi hanno semplicemente bisogno di un'essiccazione all'aria. Tutti questi manufatti possono poi essere dipinti successivamente con colori acrilici, tempere e possono anche poi essere verniciati con vernici lucide. Anche queste hanno delle forme differenziate a secondo del segno che vogliamo dare incidendo l'argilla. Passiamo adesso alla scultura, all'arte per via di levare, come diceva il grande Michelangelo, e lui di scultura di certo se ne intendeva. La scultura è appunto quest'arte plastica che attraverso l'eliminazione di parti di un blocco di un materiale consente il venir fuori di una scultura, di un manufatto tridimensionale. La scultura può essere fatta su legno o su pietra. Le pietre sono diversificate e vanno dalle pietre più morbide alle pietre più dure come il marmo, come appunto scolpiva il nostro grandissimo Michelangelo. I materiali infatti più belli per scolpire sono proprio il legno e il marmo, perché attraverso le loro venature arricchiscono ulteriormente lo scolpire, dando quei colori così diversi che l'artista sfrutta per fare risaltare la propria opera. Si scolpisce con degli strumenti molto particolari. Ci sono le sgorbie per il legno, ci sono gli scalpelli, ci sono i mazzuoli, che sono determinati martelli che devono spingere con forza lo scalpello nella materia dura da scolpire, e la scultura è veramente un qualcosa di molto difficile da fare, perché appunto il materiale su cui si va a scolpire di solito è un materiale molto molto resistente e duro. Potete provare a scolpire qualcosa sulla cera, è molto interessante. Magari prendete una bella candela e attraverso le sgorbie potete utilizzarle per scalfire la cera e modellarla a vostro piacimento. Un
video in collaborazione con la Raffaello Editori, contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte, di cui ho curato moltissimi contenuti digitali.